5 agosto 1870. Siamo qua a voto, ma trovata morta dinta a chi stulietti io sento, sì io sento, e chi sta son gallurda mi orna. Ma che dice, tu ci attirà tutto quanto. Ah Gesù, alta ricordata. Sina. Tu, annanzi alle strane, mi ha chiamato baronessa. Sina. Povero Catalina. Sai come sa da scuccia quando tu ti confiesa. E peccato rezzo, te lo combatte, manca di e perdona, perché sa mosce purissa, a te santisce. Il maligno è sempre in agguato, e più che mai in questa stanza, e in questo momento dove ascolto una nuova, giovane e bellissima preda alla vostra anima. Giorno 7 del corrente mese, cioè tra due giorni, giovane Ferdinando sarà presso di voi? Cesarina! Maradani! Come ci fanno? Lo dite che succede con me, disgrazia! Maradani, sta guardando, 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 sta alla sastau per la visicella per un momento. Ecco zia, voi avete la stessa sensualità di una monaca. Gesù, ma che libro ti facevano leggere? Vi prego, Zaglottita, lasciatemi dormire con voi, vi prego. Domani con sole prenderò confidenza con la stanza e la notte non mi terrorizzerà. No, vi prego, Zaglottita, vi prego. Padre Cadin, ogni notte si rivolto nell'orgio. Nonna Clotilde e Ferdinando, il vostro bravo e bello Ferdinando, fanno finta se gli accucca e poi quando si pensano che io mi sono addormuto, Ferdinando, zitta, zitta, sono fizzantura. Indoliette nonna Clotilde, tutte e due ne combinano di cotte e di crude. È stata sta cura che ha fatto sta buona Clotilde. Ma chissà, non è una confezione, è sul nemmo sacramento. Gesù, tuo mio mi fa fissa. Io un ti condanno, un tassato. E mo io, perché tu hai fatto un giugio, mo io. Shhh, vai a da baronessa. Cadellina è morta. Chiamava manco Ferdinando.